Andremo a prendere il traghetto verso Estonia perché pian piano ci trasportiamo verso sud. Ciao a tutti, noi siamo Gabriel, Denizza, Andrea, Ego e Asia. E questo è Mucciaccio, la nostra casa su quattro ruote. Un anno fa abbiamo deciso di lasciare la nostra casa e di partire alla scoperta dell'Europa e le sue meraviglie, con l'intento di regalarci l'un l'altra la cosa più preziosa che abbiamo, il tempo. Scegliendo di documentare questo viaggio per rendervi partecipi. Seguiteci, così viaggiamo insieme. Ciao amici! Buongiorno! C'è anche Gabri, se si sente, a volte non si vede ma si sente. Benvenuti a Honolulu, Siamo a Oulu. la città più grande della Finlandia del Nord. Ieri abbiamo fatto un bel giro ed è una città piena di giovani ovunque. Sì, tanto divertimento, tanta vita, un bel festival pop con musica pop finlandese. Sì, dovevamo andare in un parcheggio solamente che occupato dal festival della musica pop finlandese ed è strapieno di gente. Allora siamo riusciti a trovare un altro parcheggio vicino, solamente che anche lì fino a tarda notte c'è comunque musica e ragazzi che ascoltano musica e che sbevacchiano. E abbiamo ascoltato anche noi musica e abbiamo sbevacchiato. Metal! Guarda. Adesso andremo a raggiungere una spiaggetta che abbiamo trovato su Google Maps per Gabri, così gioca un po' nella sabbia e ci faremo un giretto di questa città. Che Andiamo a fare il giro, dai. giochi hai preso oggi? Il Super Monster Truck. Ma dove va questo? Ovunque? Si bloccano mai le ruote, neanche in spiaggia. Qui c'è un enorme albero tagliato che l'hanno fatto monumento e muchacho! Questa è tutta la zona dello street food e del mercato. Qui poi c'è il porticciolo dove tutti vengono a farsi l'aperitivo, dato che una birra media abbiamo visto che nel bar costa 9,50 euro. Questa città ha 200.000 abitanti, che è la stessa quantità che ha tutta la Lapponia finlandese. Ma più che le persone, le renne della Lapponia finlandese. Infatti avevo letto che c'erano più renne che abitanti. E qui, E noi le abbiamo viste. esatto, ne abbiamo viste tutte. Qui invece finalmente abbiamo trovato un po' di persone, normalità a cui eravamo abituati, anche se la Lapponia è veramente bella e selvaggia. Vederla è stato un sogno, veramente. È lo yacht quello nero parcheggiato, è quello che abbiamo deciso di comprare. Perché tanto qui l'acqua non è salata. Non ho ancora capito se è un mare o no, però non è salata, quindi bevi finché vuoi.
nuovo giorno, nuovo problema. No, scherzo. Nuovo giorno, nuove cose da fare. Mentre io e Gabri ci divertiamo con tutti questi Lego, la Dini è andata al City Market per fare una bella lavanderia. Ne stiamo trovando veramente poche qui in Svezia e Finlandia. Quando ne troviamo una, bisogna lavare tutto quello che c'è da lavare, altrimenti poi per altre 2 settimane non riesci più a lavare niente. Che cosa vuoi costruire? Una nave da crociera, che sarà la nave da crociera più grande del mondo. Io invece costruirò, con una base totalmente inventata, o una navicella o una macchinina. Poi vi faremo vedere il risultato e andremo anche a prendere i vestiti in lavanderia. Questo serve. Mucciaccione parcheggiato, andiamo a vedere cosa combina la Dini. Niente qua, non farti schiacciare. Sì? Dai, devi correre. Come mai fanno così queste porte? No, ma è fatto per non far entrare il freddo e il caldo. Vieni. Trovata! Eccola qui, che si diverte con la lavanderia. È come quella futuristica o... No. La futuristica non lavava bene. Ah no. Troppo, no. Questa ha lavato meglio, ma ha asciugato... Peggio. Un po' umidi. Non sono molto felice delle lavanderie qui. Dove sei finita? Sei sparita? Diciamo che qui... Diciamo che qui in Finlandia le lavanderie non ti piacciono. No. Le macchine che abbiamo usato in questa lavanderia, una piccolina da 6,60 euro, una grande, la J1, da 18,80 euro, e poi 2 asciugatrici da 4,30 e 4,30 euro per 30 minuti. Direi che qui in Finlandia le lavanderie costano veramente tanto. Fortunatamente siamo riusciti a farne 2 per tutta la nostra permanenza e basta. Serve portare tante cose. Speriamo che nell'est Europa costino di meno, ma funzionino bene. In tutte le lavanderie abbiamo trovato il lavatappeti. Tutti questi che sembrano armadietti sono invece degli asciugatappeti, dove vengono appesi e rimangono 24 ore, eh. 24 ore per l'asciugatura. Adesso ci divertiremo un po', più che altro la Dini si divertirà un po' a piegare i vestiti e poi via, ce ne andremo. Abbiamo terminato con la lavanderia, abbiamo fatto carburante, abbiamo fatto la doccia, abbiamo fatto carico scarico, abbiamo fatto un sacco di cose. Adesso siamo ripartiti, stiamo andando verso Helsinki. Vorremmo farci all'incirca 250 o 300 km, vediamo quanto tempo resistiamo. Autovelox! Ce ne sono un botto qua, guarda. Ma infatti li segna Google Maps. Poi essendoci tutte strade dritte e con limiti sui 100 km orari, è pieno di autovelox ovunque, sia qua che in Svezia. Tra l'altro, più andiamo giù, più diventa calda, vero? Ma no! No, più che altro che sono abbastanza spaventata per quello che troveremo strada facendo, perché si stava così bene al freschino a dormire bene la notte e mi viene male ad andare a 40 gradi e... Basta rimanere qua. No, qua no, troppe zanzare. Comunque adesso dai, andiamo verso il mare. Andiamo verso il mare.
nostre creazioni finite, eh? Una super macchina con motore a ventola. È una super nave da crociera in cui ci possono parcheggiare sia le macchine e sia due elicotteri. E vedere, ma c'è anche la cabina di pilotaggio qui. Sì. Wow, e anche i fari c'ha. Pure. Sì, perché va anche dalle acque dove c'è buio. Sto prenotando il traghetto da Helsinki per Tallinn. Oh. Lasciamo la Finlandia e entriamo in Estonia. Ma? Non trovo dove devo segnare che macchina ho. Non segnarla, magari non si paga gratuito. Ah, vedi che c'è. Va bene da Vanna fino ai 7 metri? Alla Madonna! Quanto? 82 euro. Sì, ma guarda l'altezza e la lunghezza, né? Ah, altezza 2,40, non è il nostro caso. Questa allora, high van. Ah sì. È la Madonna! No, più che altro perché in base all'altezza ti ricordi che anche a Barcellona ti facevano entrare dopo, ti lasciavano coi camion, capito? La macchina fa 112. 12. Camper 112. E noi 35 a testa. Andai. Book the trip. Vabbè. Ma che ora l'hai preso? 4 e mezza. Ottimo orario. Arrivi là alle 8, 9. 4 e mezza, 5 e mezza, 6 e mezza. 7. 2 ore sono. Sì, ho prenotato. Ottimo. Prendiamo. Piccola sosta. Perché da Oulu a Helsinki ci sono esattamente 600 km. Abbiamo deciso di farlo in due volte. Abbiamo fatto 300 km e siamo arrivati in questa cittadina piccolina sul lago. Qui è pieno di persone che si lavano i tappeti e poi lasciano stesi qua giorno e notte. Per noi è una cosa, cioè per me è una novità, non l'avevo mai visto. Qui c'è un barettino che non so neanche se apre perché è ancora tutto chiuso, magari aprirà più tardi. La spiaggetta per farci pure il bagno, anche se oggi non è proprio una giornata caldissima. Comunque ci sono bagni, spogliatoi. Là in fondo giochi, parco giochi per i bambini e sala fitness. Ma quanti gabbiani che dormono, Gabri? Cioè, vieni che andiamo qua avanti. Chi? Lì. E questo è tutto il parcheggio, molto carino. Parcheggio molto carino, zona residenziale. L'unica cosa che io non sono riuscito a dormire bene, anzi ho dormito malissimo, perché continuavano a girare comunque delle macchine di ragazzi, così, e mi svegliavano. Basta. Speriamo di dormire il meglio stanotte. Meglio giocare con i giochi. Sì? Sì, con il Monster Truck e il gioco della sabbia. Sport fatto anche oggi, abbiamo giocato Gabri, no? Adesso ci prepareremo, andremo a Helsinki. Andremo a prendere il traghetto verso Estonia, perché pian piano ci trasportiamo verso sud per arrivare in Bulgaria al mare. Sì, questo è il nostro programma e l'idea è quella di attraversare l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Ungheria, la Romania e poi arrivare in Bulgaria. Al mare al caldo finalmente. Sì. Questo a grandi linee è il nostro progetto fino ad ora. Poi una volta che saremo lì in Bulgaria decideremo un po' quanto fermarci, dato che andiamo a trovare i parenti della Deni. Niente, poi vedremo il da farsi da lì in poi e dopo vedremo come proseguirà il nostro viaggio. Quindi amici, anche per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto metteteci
un like così da supportarci. Iscrivetevi al canale. E commentate. Yeah! Al prossimo video. Ciao. Ciao.